La campagna cremasca si estende al centro della pianura padana, da est a ovest tra la Valle dell'Oglio e la Valle dell'Adda, e da nord a sud tra la Gera d'Adda, la Melotta e l'ultimo tratto del fiume Serio. Ripercorrendo la campagna cremasca si scorgono i suoi tratti caratteristici, le cascine, le strade e i campi pittoreschi, i parchi e le zone di salvaguardia naturalistica. Si incontrano persone e ci si avvicina ai lavori dell'agricoltura. L'agricoltura cremasca è così fiorente, così bella, così ricca perché ha una grande fortuna, ha molta acqua a disposizione. Le acque sono derivate da fontanili o fiumi o rogge e poi si diramano in tanti fossi, fossettini con le varie chiuse, no? Per irrigazione e seguono la pendenza del terreno logicamente, no? Da nord a sud. Ci sono i canali proprio come il canale Vacchelli che collega un fiume con l'altro, no? Prende l'acqua all'Adda e serve per irrigare, non tanto noi però, irriga verso Genivolta, verso Cremona, dei terreni che non hanno le acque come le abbiamo noi. Beh, ci sono i fontanili che sono e venivano usati per irrigare d'inverno, le marcite che non ci sono però più, non ne hanno più bisogno, servivano per fare l'erba a marzo, no? E erano acque che sorgevano qui, sorgono ancora, e quindi avevano temperatura bassa, molto belle d'inverno perché anche quando c'era il gelo nevicava, la marcita rimaneva verde, circondata dalla neve verde, così, con dentro l'acqua. E il fiume Serio e l'Adda naturalmente, il Serio più piccolo, l'Adda più grande e l'Oglio. Crema è nella bassa pianura, no? Però a nord di Crema c'è il confine, del resto anche Milano si chiama così perché era sul confine tra l'alta pianura e la bassa. L'alta pianura è quella ghiaiosa e la bassa è quella più argillosa. L'acqua che piove dalle montagne, in pianura, eccetera, va sotto nella zona argillosa che rimane secca, è la pianura alta. Quando comincia la pianura bassa, c'è la linea dei fontanili, sarebbe il punto dove l'acqua risorge, perché non finisce la, diciamo, la zona ghiaiosa e comincia quella argillosa dove c'è questa linea che va da Milano, a Caravaggio, a Treviglio, a nord di Crema in pratica, va avanti nella Bergamasca, nel Bresciano, che divide la pianura in due, da qui in giù sorgono queste sorgenti e l'acqua è limpidissima perché
sarebbe pulita, dopo con i diserbanti e i lavori, una volta si beveva, noi lo bevevamo col bicchierino, andavamo là. Adesso non c'è più da fidarsi, i contadini ti dicono che è meglio non fidarsi. Qui siamo in località Fontanile Zecca, è un fontanile lungo, stretto, molto bello, un diverticolo del fiume Tormo che è più in fondo. Stiamo vedendo, sono diverse polle del fontanile e anche la vegetazione, in particolare il criscione, che era e può essere ancora un'ottima insalata. L'agricoltura cremasca è cambiata molto dall'inizio del Novecento ad oggi. Il cambiamento è avvenuto soprattutto alla fine degli anni 60. Fino al 1965-70 l'agricoltura rimane quasi invariata. Un po' a causa delle guerre e della povertà nella prima metà del secolo, un po' per la ricostruzione, tutto si mantiene come nei primi decenni del secolo. Negli anni 70 comincia a trasformarsi anche l'agricoltura. Seppur non tutti i cambiamenti siano stati positivi, ci sono dei valori che si sono mantenuti e sono migliorati, altri invece sono andati persi. Ad esempio, nell'agricoltura di un tempo, c'erano tante aziende piccole che avevano molta manodopera e quindi tutta la popolazione era principalmente dedita all'agricoltura. Si arrivava anche al 60-70% di occupazione in agricoltura, ad inizio secolo. Poi si è arrivati al 50% intorno agli anni 60-70. Con l'esodo industriale, la percentuale è calata fino ad arrivare ad oggi con solo il 3% di lavoratori in agricoltura. Le colture sono molto cambiate. Con gli anni 70, l'avvento del mais, con l'esperienza importata dall'America, cambia la razione alimentare delle bovine da latte e stravolge tutto. Si perdono i prati stabili per cui il territorio cremasco era famoso. Serviva molta acqua, di cui è molto ricca questa terra. Inoltre, la miglior qualità del terreno dava il fieno più buono e il famoso trifoglio ladino veniva utilizzato per alimentare le bovine da latte e ottenere quindi migliori formaggi. In questa zona c'erano le migliori aziende casearie. Dagli anni 70 in poi tutto viene stravolto e al posto delle sane e belle rotazioni agrarie con prato polifita, con il frumento e un po' di grano turco, arriva la tanto discussa monocoltura del mais, che porta con sé molti valori negativi dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della biodiversità. È sicuramente un passo avanti per certe lavorazioni e per certe attività svolte in agricoltura, ma porta con sé molti svantaggi che stiamo pagando tuttora. Oggi le aziende sono aumentate sempre di più per superficie, ma si sono dimezzate come numero. C'è stato un esodo fortissimo, una meccanizzazione esasperata che non sempre ha garantito un equilibrio biologico per il nostro territorio.